36 giovani modelli che hanno calcato la passerella del centro commerciale Concadoro di Palermo durante lo show presentato da Nino Graziano e dall'instancabile Eliana Chiavetta. Nelle settimane precedenti una giuria di esperti ha valutato i partecipanti, selezionando i 18 più promettenti. Cresce ogni anno il seguito di questa manifestazione, cosa significa per te presentare di nuovo? Per me significa avere l'opportunità di seguire da vicino un evento che permette a tanti giovani di Palermo di vivere un'esperienza professionalmente importante, seria e molto costruttiva a livello professionale. Quindi è sicuramente una bella realtà e mi fa piacere condividere con questo momento anche con i tanti giovani che hanno partecipato ai casting e che oggi sono qui in passerella. Ogni anno la sfilata all'interno del centro commerciale Concadoro ci permette di scoprire in anteprima le tendenze della moda e in un unico momento tutti quanti possono sedersi o stare anche all'impiedi, dipende quanto prima siete arrivati, e vedere tutto insieme, quindi capire come vi dovrete vestire nel corso dell'inverno, cosa potrete sperimentare, fino a dove potrete usare. È una bella occasione per chi è un amante della moda, così come è una bella occasione per i giovani che partecipano alla sfilata e che non fanno questo di mestiere. Quindi è bellissimo per i più giovani, per gli uomini e per le donne, perché la moda al Concadoro è per tutti, anche per i bambini, è perfetto per tutti quanti, anche per una famiglia che vuole vivere un'esperienza diversa perché non ha mai visto una vera sfilata di moda da vicino. Quindi che dire, se ve la siete persa dovete tornare l'anno prossimo. Allora, ho partecipato inizialmente per divertimento comunque, perché l'ho presa un po' come un gioco, però poi comunque non mi aspettavo affatto che mi scegliessero e poi alla fine mi hanno scelto, quindi l'ho presa un po' più seriamente. Ma all'inizio ho partecipato comunque perché è una cosa che mi piace, comunque il mondo dello spettacolo, la passerella, le luci, queste cose mi piacciono molto e quindi per questo. Sogni un futuro nel mondo della moda? Diciamo che io non mi aspetto niente, però comunque spero che di riuscire a realizzare il mio sogno, che sarebbe appunto quello di stare sulla passerella anche molto più di questa esperienza, anche sfilare in passerelle più importanti come quella di Milano, diciamo fare esperienze più importanti di questa. Inoltre, sei dei modelli sono stati scelti al popolo dei social a colpi di like. Tra questi il più votato è stato il giovanissimo Antonino Garofalo. Cosa ti ha spinto a partecipare ai casting? Niente, ciao. Ai casting mi ha partecipato l'ispirazione di fare una nuova avventura, per questa è la prima volta che partecipo qui, visto che faccio il ballerino da 14 anni, quindi volevo cambiare un po' di genere. Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato su Facebook perché ho avuto 833 voti. Grazie alla mia scuola di ballo, grazie a tutti i miei parenti e amici. Questa qui sarà, diciamo, una nuova avventura. E spero che possa andare magari nel futuro bene. E l'importante è partecipare e come va.